Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Seduti a tavola anziché di corsa, così Gandino mantiene viva la tradizione di venerdì 3 luglio, antivigilia della festa dei Santi Martiri Patroni, data in cui avrebbe dovuto andare in scena la storica Corsa delle Uova. Avrebbe perché la pandemia, imponendo il distanziamento, ha costretto al rinvio dell'evento. La Corsa delle Uova per Gandino è una tradizione davvero importante, risale addirittura nelle sue origini al 1931, quando una scommessa fra Giovanni Bonazzi e Renzo Archetti diede vita a questa sfida particolarmente originale, che vede da una parte un raccoglitore di uova e dall'altra un corridore che raggiunge Fiorano e per poi ritornare a Gandino. In sostituzione Caffè Centrale, luogo del cuore del mais spinato di Gandino, le cui sale nelle passate edizioni ospitavano una cena a base di uova, per l'occasione daranno vita alla Notte delle Uova. Come a Atalanta Club Val Gandino, che dal 1981 abbiamo preso quelle che sono le redini organizzative della manifestazione insieme alla Proloquo e al Gruppo Alpini, abbiamo ritenuto che quest'anno non dovessimo perdere il filo e quindi l'idea di una manifestazione di fatto alternativa è nata attraverso alcune piccole ma significative coincidenze. Innanzitutto la distanza, le uova come noto a Gandino sono distanti un metro dall'altro e questa è anche la distanza di sicurezza che viene richiesta per chi condivide per esempio una cena. Cena che regolarmente sino agli anni 60 si svolgeva al termine della Corsa delle Uova fra concorrenti, collaboratori e anche spettatori nelle sale del Caffè Centrale. Ecco quindi l'idea della Notte delle Uova, una cena a tema legata proprio al ricordo delle tante notti passate raccogliendo uova e poi distribuendo frittata, che si svolgerà nelle sale del ristorante. E ironia della sorte, attraverso il distanziamento, 100 sono i posti che il Caffè Centrale riuscirà a garantire in questa serata, che venerdì 3 luglio era esattamente la data in cui era prevista la manifestazione, cioè l'antevigilia della festa patronale di Gandino. Si terrà, dicevo, questa cena che sarà proprio all'insegna dei ricordi. Ricordi che andranno anche a Lorenzo Rottigni, il vicepresidente storico dell'Atalanta Club Val Gandino, lo è stato per 40 anni, scomparso purtroppo 2 anni or sono improvvisamente, e a cui è dedicato un progetto di solidarietà, cioè il recupero della croce di corno avviato già dallo scorso anno e rispetto al quale saranno destinati i fondi ricavati proprio dalla Notte delle Uova.